Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, sono Cris75. Questo video lo sto facendo super rapidissimo perché avevo caricato il video stamattina, però non me lo accetta, dunque ho dovuto rifarlo. E allora ho detto ho un attimo di tempo e lo preparo subito, così almeno ve lo posso mettere, se no oggi non c'era il video. E dunque, vabbè, niente, è la recensione dei prodotti della Beauty Box di ottobre. Così almeno vi parlo di come mi sono trovata questo mese con i prodotti che ho trovato dentro. Questa è la Beauty Box, vedete, sempre bellissima, il colore lo sapete che mi è piaciuto subito. Qua c'è il suo libricino e partiamo. Allora, come prima cosa avevo trovato il pennellino, questo qua, se ve lo ricordate. Mi sono trovata stra bene perché questo qua serve per sfumare l'ombretto. Io mi sono trovata benissimo. Sicuramente l'avete visto perché al mercoledì, quando faccio la live, di solito utilizzo anche i prodotti della Beauty Box per vedere come sono. E questo qua l'ho utilizzato per sfumare. Mi sono trovata proprio bene perché sfuma proprio bene. Mi piace proprio un sacco. Questo sono proprio contenta. Devo essere sincera, sono stata molto contenta. Al pubblico costerebbe 6,99. E io calcolate che l'ho pagata 15,90 mi sembra, però non sono mai sicura, devo sempre guardare sulla PostaPay. 15,99, comunque no, meno di 16, cioè il massimo è 16, 15,99 e dunque 7 euro e ci sta. Poi, come seconda cosa, c'era questo burro cacao, buonissimo. Ha un profumo, ti fa venire in mente i biscotti, buonissimo. E ci sono, penso, due colori. Io ho il rosa, però c'è anche quello viola, vedete? Così. Vedete, invece il mio è rosa. Ma c'è anche l'altro che è così. Ok. E questo qua verrebbe. Aspettate che non so. Sì, è questo qua. 6,50 euro. Sì, 6,50 euro questo qua. Dunque, 7 euro quello, 6 euro questo. E mi piace tantissimo perché ti lascia le labbra. Ce lo so anche adesso. Lo uso quando non vado solo a lavorare o se vado in palestra. Cioè, io per andare in palestra non mi trucco. Vedo persone che si truccano. Io non ce la faccio. Dovrei proprio arrivare da un posto dove sono andata. Però di solito se vado in qualche posto che sono truccata. Non vado in palestra, è difficile che io vada in palestra truccata perché boh, mi sembra, boh, non lo so, vabbè, però ognuno poi fa come vuole. E questo qua però lo utilizzo perché mi lascia le labbra morbide, questa è un'altra cosa che mi è piaciuta. Poi, terza cosa che c'era dentro, la maschera. Sicuramente mi avete visto in un vlog, mi sembra, con su questa maschera. Mi sembra di avervi messo il pezzettino di quando l'avevo fatta. Mi sono trovata strabene, l'ho utilizzata 3 volte perché c'era dentro tanto di quel liquido che bastava per 3 volte. Che poi, ragionandoci, uno cosa fa? Se vuole può toglierlo lì. Se, allora, a me, io tengo la maschera, la rimetto dentro, la lascio e la sera dopo la rifaccio o il giorno dopo, dipende, o magari anche allo stesso giorno, però dico. Volendo uno se lo mette in un piccolo contenitore. Avete in mente quelli che si trovano proprio per chi si fa i trucchi, le creme, queste cose qui in casa? Ci sono dei contenitori apposta. Volendo uno se li può mettere lì dentro e poi il giorno dopo se la mette come fosse una crema. Anche se non vuole riutilizzare la maschera perché pensa che non sia igienico e queste cose qua. Io la riutilizzo e l'ho utilizzata 3 volte. Dunque, approvatissima, approvatissima. Ma poi mi ha lasciato la pelle bella idratata. La sentivo che non tirava perché la mia pelle tende a tirare. Praticamente leggermente sul secco, anche se io bevo tantissimo, mangio tantissima frutta perché io l'adoro, lo sapete, verdura anche ne mangio, però rimane sempre un po' sul secco, dunque devo proprio idratarla molto la mia pelle. E devo essere sincera, con questa maschera mi sono trovata benissimo. Penso che sicuramente farò un ordine. Però volevo aspettare perché ho visto che c'è il calendario dell'avvento della Look Fantastic e adesso sto aspettando. Se dovesse scendere un pochettino il prezzo, che magari vicino, avvicinandosi a Natale, fanno un prezzo più basso, sicuramente lo ordino. Anche se è già passato magari il primo, il 2, il 3, il 4, il 5, non mi interessa. Ma dovesse magari verso il 5 o il 6 vedere che si abbassa, che ne vale la pena, la ordino perché sono curiosa di vedere cosa c'è dentro. E comunque la maschera verrebbe 10,
Approvata per 3 volte, sono sui 3 euro e qualcosa alla volta. Quelle che compri della Garnier così mi sembra che sono sui 4, 5, dunque ci sta. Poi, come terza cosa, c'era, se vi ricordate, l'ombretto illuminante. Io l'ho utilizzato sia come ombretto che come illuminante. Allora, ombretto e illuminante me lo sono messa qua per dare luce all'occhio e mi è piaciuto tantissimo, proprio tanto tanto. Infatti l'ho usato quasi tutti i mercoledì l'ho usato, vedete? Non so se si vede, comunque è molto molto bello, brillante, bello, mi piace. E se no anche qua sopra. E questo qua è 8 euro, ce n'erano 3. Io ho questo, però c'erano anche questi, la possibilità di avere questi due che non so come saranno stati i colori, curiosa come sono, avrei voluto vederli, ma tutte le ragazze che avevano, che seguo, che hanno preso anche loro la beauty box, anche loro hanno trovato tutti questi. Poi, come quinta cosa, la spazzolina. Allora, i primi giorni ho detto, ma che fregatura, perché l'ho usata sotto la doccia? Perché io pensavo di utilizzarla sotto la doccia. Invece, devo essere sincera che sui capelli asciutti è proprio buona, perché non te li tira, non te li... E mi piace, devo essere sincera. Devo andare a fare sti capelli, ma sto tirando il più possibile, che si avvicini il più possibile Natale. Perché è proprio un costo fuori dal normale. Vedete che belli che vengono, subito belli liscini, vedete? Però sarebbero proprio da andare a dare una spuntatina. Però voglio farli crescere un pochettino, però vediamo. Comunque questa spazzolettina mi piace alla fine, non l'avrei comprata, questo sicuramente. Però per darsi la spazzolata così quando alla mattina così mi piace. E il costo è 9,90 euro. Non l'avrei comprata perché ho comprato un'altra della, l'ho presa all'Aticotà e mi piace tantissimo perché quella la posso anche usare sui capelli bagnati. Poi ve la farò vedere sicuramente in prodotti, cioè dove vi parlo di prodotti che mi piacciono. Poi, come ultima, c'è dentro questa crema per le mani. La sto utilizzando, la tengo nello zaino della palestra, questa che la metto prima di fare palestra, per così almeno mi rimangono le mani morbide, e poi anche quando ho finito la palestra. E mi trovo bene perché sono quelle creme per chi proprio magari anche abita in quei posti molto freddi, e per qua dice l'appogna, e praticamente perché ti tiene proprio la mano bella. La senti quando la metti, ti dà una protezione come fosse avessi messo un guanto, per intenderci, che ti scalda anche. Dunque è molto indicata secondo me adesso d'inverno. Cioè, infatti sto cercando di non utilizzarla molto perché voglio vedere proprio durante il periodo freddo se mi fa quella sensazione che immagino io, di un po' che ti scalda anche la mano. E niente, dunque, come totale. Le cose che mi sono piaciute di più sono state la maschera, il pennello, questa e la crema. Queste sono proprio le 4 cose che mi sono piaciute, dunque ne vale la pena, cioè perché un burro cacao per meno che costi tra 4 euro lo paghi. Io ragiono comprando cose così. Un pennello 3-4 euro lo paghi. Una crema, anche quella 3-4 euro la paghi. Un'altra crema per le mani, qualsiasi generica. Sì, ok, non è quello piccolino, è quello originale. Però lo stesso ci sta. Dunque, sono soddisfatta. Anche questo mese sono stata soddisfatta. E adesso a giorni arriverà quella nuova e poi vi farò vedere. L'apriamo insieme, ragazze. E niente ragazzi, adesso lo chiudo questo video, lo carico e così ve lo posso mettere finalmente. Vi auguro una buona giornata, vi mando un bacione grande, 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 grande. Ciao ragazze, anche alle nuove iscritte, c'è una ragazza carinissima che si è iscritta proprio da poco, Mari, e poi anche un'altra che si chiama Angie. Vi saluto e vi mando un bacione grandissimo. Perché mi siete venute in mente adesso questi due nomi? Perché mi hanno scritto proprio prima e dunque le ringrazio. Ciao!